panorama del manga seinen raccoglie una serie di autori, opere e prodotti che hanno segnato ed elevato drasticamente il livello del fumetto giapponese. Senza dover andare troppo indietro nel tempo, basti pensare ad opere del calibro di Berserk, Billybat, Homunculus. Tutte opere che, almeno narrativamente, non hanno nulla da invidiare ai migliori bestseller contemporanei. Ma nonostante il livello medio dei prodotti seinen, o per meglio dire impegnati, sia veramente alto, bisogna prendere atto dell'esistenza di una nicchia di autori che non possono essere paragonati agli altri. Lo spessore e l'audacia delle loro opere è un unicum nella storia del medium. Tra queste colonne del fumetto giapponese è ormai entrato di diritto il nome di Naoki Urasawa. Precedentemente su questo canale abbiamo già fornito uno sguardo su due capolavori del maestro, 20th Century Boys e Pluto. E allora è arrivato il momento di parlare di quella che, a detta di molti, è forse la sua opera più completa. Sto parlando di Monster, manga pubblicato tra il 1994 e il 2001. Per iniziare il nostro viaggio nell'opera, è bene fare un focus sul suo contenuto, accennando gli eventi che danno il via alla trama. Per la prima volta, Urasawa ci porta lontano dal suo Giappone. Siamo a Düsseldorf, Germania Ovest, 1986. Conosciamo subito il nostro protagonista, Kenzo Temma. Temma è un astro nascente della neurochirurgia. Tanto abile quanto precoce, il giovane dottore di origini giapponesi è uno dei chirurghi di punta presso l'ospedale Eisler Memorial. Pupillo del direttore, fidanzato della figlia Eva. Quella di Temma è un'esistenza agiata, accompagnata da una brillante carriera in ascesa. Nonostante questo, con il passare del tempo, l'uomo è tormentato da un pensiero. Non accetta la morale politica seguita dalla clinica, secondo la quale i pazienti che hanno diritto maggiore ed immediato alle cure sono per lo più quelli facoltosi e di alta rilevanza sociale. Ma l'occasione per ribaltare questa condizione si apre davanti a Temma una notte. Durante una sorta di massacro, i genitori di due bambini hanno perso la vita. A loro volta i piccoli, Johan e Hannah Liebert, vengono trasportati d'urgenza in ospedale. La bimba è in completo stato di shock. Il bambino, invece, riporta una grave ferita d'arma da fuoco alla testa. Ma nello stesso momento, il sindaco di Düsseldorf, colpito da un malore, viene anch'esso ricoverato in clinica. I superiori allora ordinano a Temma di lasciar stare il bambino e di operare d'urgenza l'uomo. Il giovane chirurgo, però, in quel momento, rigetta tutto l'odio accumulato a causa della disparità che vige in ospedale e decide così di andare contro l'ordine impartito, occupandosi dell'operazione a Johan, il bimbo del massacro. Come era intuibile, Temma salva la vita del piccolo, mentre il sindaco muore sotto i ferri. Da questo momento in poi, la vita del nostro protagonista cambierà per sempre. Tutte le passate certezze si sgretolano sotto di lui. I medici suoi pari e superiori lo etichettano come reietto. Eva, estremamente superficiale e materialista, lo lascia e lo ripudia. Ma per quanto il lettore inizi a somatizzare la vicenda di Temma, la vera catastrofe deve ancora scoppiare. Nella stessa notte, Heinemann, il primario di chirurgia, e altri due medici della clinica vengono trovati senza vita. La polizia si reca a casa di Temma per dargli la notizia. Il giovane allora si precipita in ospedale per cercare di capire cosa stia accadendo. Ma le sorprese non finiscono qui. Una volta arrivato sul posto, Temma scopre che i due bambini a cui ha prestato cure sono spariti, senza lasciar traccia. Anche nei giorni seguenti, ogni ricerca fatta risulta inutile. E il nostro protagonista è sempre più sconcertato e turbato dagli avvenimenti appena accaduti. Arriviamo al giorno del funerale del primario. Qui Temma fa la conoscenza dell'investigatore a capo delle indagini sulla morte dei medici, l'investigatore Lung della BKA. L'uomo dall'aria estremamente particolare, attraverso le sue parole, lascia intendere al lettore due informazioni fondamentali. In primis, i medici sono stati avvelenati, si tratta di omicidio. In secondo luogo, è evidente che la polizia sospetti anche del dottor Temma. Ma quando sembra che la vita del nostro protagonista stia sprofondando verso l'oblio, ecco che una prima e inaspettata buona notizia si presenta alla sua porta. In seguito alla morte di Heinemann, Temma è stato nominato primario di chirurgia. Il giovane non si capacita della scelta presa e ne sente quasi una colpa, ma ovviamente accetta la proposta.
Sono passati 9 anni dalla notte del massacro e dalla morte dei medici. E nonostante le indagini continuino, nessun colpevole è ancora stato trovato. Temma ha ripreso una vita apparentemente normale, ma questa normalità sta per essere ancora una volta turbata, e questa volta per sempre. Una notte, Temma si reca in clinica per fare visita a un paziente da poco ricoverato, ma come 9 anni prima, trova una guardia giudiziaria senza vita, morta per avvelenamento, ed il paziente è sparito nel nulla. Il dottore allora si precipita fuori dall'ospedale e riesce ancora a scorgere l'ombra dell'uomo, che scappa velocemente dalla clinica. Temma lo insegue fino a raggiungerlo all'interno di un palazzo in costruzione. Qui vede una scena che mai avrebbe potuto immaginare. Il paziente è a terra, terrorizzato, e davanti a lui Johan, il bambino salvato 9 anni prima, ormai ragazzo. Johan, senza curarsi minimamente, spara all'uomo uccidendolo, alza poi lo sguardo e ringrazia il dottor Temma per avergli salvato la vita anni prima, per poi sparire nuovamente nel nulla. Temma ovviamente è completamente scioccato dall'accaduto, ma come se non bastasse, è ormai il primo indiziato dalla polizia per gli orrendi crimini che lo circondano. Il giovane dottore cerca in qualsiasi modo di dimostrare la sua innocenza, ma è ormai al centro di un uragano dal quale non può fuggire. Prende allora una decisione irrevocabile. È il momento di lasciare la sua professione, i suoi affetti, la sua intera vita per mettersi alla ricerca di Johan e scoprire il macabro segreto dietro quella serie di uccisioni. Nella sua ricerca si imbatte subito nella sorella di Johan, Anna. La giovane è stata adottata da una famiglia dopo il massacro e la sparizione. Sotto il nome di Nina, la ragazza non ha mai superato gli omicidi di quella notte di 9 anni fa, tanto da averli completamente rimossi dalla sua memoria. Ma l'improvviso ritorno in scena di Johan ha riportato alla mente tutto, o quasi. Da questo momento in poi, Urasawa dà alla luce una storia che si dipana in anni, una sorta di macabra odissea tra omicidi, raccapriccianti scoperte, fughe e false piste, puntando la bussola verso un solo obiettivo, la ricerca di Johan e la scoperta del male di cui è fautore, del mostro che si annida dentro di lui. Chi conosce le opere più impegnate di Urasawa sa che la semplicità dell'intreccio non è mai presa in considerazione dal maestro. Non perché le sue trame siano scritte male o siano confusionarie, tutt'altro, ma perché le storie che decide di raccontare compongono il loro puzzle in un vastissimo arco temporale. Andiamo a vedere nello specifico come si struttura la narrazione in Monster. Come avete potuto capire, gran parte della trama si sviluppa dal momento in cui Temma decide di dare la caccia a Johan, rinnegando la sua vita precedente. Basti pensare che tutto l'incipit che abbiamo appena visto viene raccontato interamente nei primi 2 volumi dei 18 totali. Nonostante questo, gli avvenimenti accaduti nel passato hanno un'eco molto profonda durante tutta la narrazione. Come abbiamo già visto in 20th Century Boys, anche in Monster, il passato ha una valenza assoluta per l'avanzamento della trama. L'aspetto che amo di più, però, è il fatto che anche quando sembra che gli avvenimenti più antichi abbiano esaurito le informazioni che veicolano, ecco che l'autore rivela a poco risvolti inaspettati che a loro volta aprono le porte a nuove linee narrative. In Monster, nello specifico, è il passato di Johan e Anna che non smette mai di rivelare segreti, che il lettore non potrebbe mai pronosticare. Paradossalmente, più si va avanti nel tempo e più i tasselli del passato tornano al loro posto e raccontano ai nostri protagonisti una storia inaspettata. Quello che fa da collante a tutta la vicenda è il genere stesso dell'opera, l'atmosfera poliziesca per così dire. Come ogni thriller che si rispetti, la scoperta del mistero e l'inseguimento della verità fanno da leitmotiv alla storia. Ogni personaggio entra in contatto con gli altri in questa enorme spirale, a volte con il ruolo di persecutore, a volte con il ruolo di perseguitato. Se volessimo sintetizzare le relazioni tra i personaggi principali, potremmo distinguere tra loro 3 linee. La ricerca di Johan da parte di Temma, l'inseguimento di Temma da parte di Lung e la scoperta del passato da parte di Anna. Da questa triforcazione della linea narrativa nascono una serie di intrecci, false piste e scoperte che rendono Monster un'opera tanto complessa quanto profonda, che dimostra ancora una volta quanto Urasawa, anche narrativamente, sia un autore sopra la media.
Come è intuibile però, la linea narrativa principale è quella che segue la vicenda personale del nostro protagonista, Kenzo Temma. È arrivato allora il momento di fare un focus sugli aspetti che caratterizzano questo personaggio. Come spesso accade nei manga del maestro, il personaggio attorno al quale si sviluppa l'opera è una figura estremamente positiva, in contrapposizione con il dramma di cui è protagonista. In 20th Century Boys abbiamo Kenji, in Pluto Gesic The Atom e in Monster il Dottor Temma. Ed è proprio analizzando quest'ultimo che possiamo tracciare una linea abbastanza sommaria del modo in cui Urasawa tratta i suoi protagonisti e gestisce la storia intorno a loro. Partiamo prima di tutto dall'evoluzione del personaggio. Anche in questo caso, nel momento in cui l'opera si apre, quella del protagonista è una figura estremamente limpida. Kenzo Temma non ha evidenti lati negativi, anzi, è mosso da un'etica estremamente morale. Il suo essere brillante lavorativamente si accompagna ad un'equilibrata vita privata. Non fa scelte con le quali il lettore può essere in disaccordo. Non ha comportamenti che contrastano i personaggi con i quali entra in contatto. Proprio per questo, le prime crepe che danno via alla narrazione non nascono da Temma, ma dall'ambiente che lo circonda. Infatti, se il protagonista è una figura più che positiva, lo stesso non si può dire dei personaggi che li gravitano attorno. Dai dottori suoi colleghi, fino alla fidanzata Eva, ognuno ha un difetto più o meno evidente, che risalta soprattutto nel confronto con il protagonista. Eppure neanche Temma è moralmente impassibile davanti al male che vede consumarsi quando assiste all'omicidio per mano di Johan e capisce che il ragazzo è associato anche ai delitti di 9 anni prima. Urasawa non lascia scampo neanche al suo personaggio più positivo nel momento in cui questo entra in contatto con il mostro dentro Johan. Ed infatti la decisione che fa prendere al suo personaggio è tanto macabra quanto irrevocabile. Temma dovrà uccidere Johan. Nonostante questo aspetto, la brillantezza che contraddistingue il giovane giapponese lo accompagnerà durante tutto il racconto. A Temma, infatti, si devono la gran parte delle deduzioni e delle ricerche volte a scoprire da cosa nasce il male dentro Johan. Nel concreto sarà lui a portare avanti un'indagine personale nel passato del ragazzo, che per inciso è forse la parte narrativamente più interessante di tutta l'opera. Sarà protetto e contrastato da una serie di personaggi memorabili, mai macchiettistici e ben studiati. Temma è quindi il vero collante della storia e forse uno dei protagonisti più emblematici della produzione di Urasawa. Al di là dell'enorme spessore narrativo, Monster, come molte altre opere di Urasawa, è caratterizzato da un'elevatissima qualità in ogni sezione del suo comparto tecnico. Come già visto in Pluto, è la costruzione urbanistica, la punta di diamante del disegno del maestro. Dato il fatto che ampie parti di trama si svolgono in ambienti cittadini, la maestria dell'autore nel costruire le architetture urbane è un fattore fondamentale che aumenta la capacità di immersione dell'opera. Nell'enorme viaggio che i nostri protagonisti compiono tra la Germania e l'Europa dell'Est, l'autore sceglie diverse città come palcoscenici dei suoi eventi. Düsseldorf, Monaco, Praga, tutti luoghi non lasciati al caso, ma studiati e disegnati in ogni loro particolare. Il tratto di Urasawa tende come sempre ad un iperrealismo delle strutture, senza però dimenticare l'enorme lavoro fatto anche sugli interni. Dalle sale operatorie dell'ospedale, fino ai più loschi bar in cui Temma fugge, ogni ambiente viene strutturato in maniera quasi maniacale. Ad accompagnare e popolare i magnifici luoghi messi in scena nell'opera vi sono una serie di personaggi, questa volta davvero memorabili, sia dal punto di vista caratteriale che da quello estetico. Temma, Anna, Johan Lung sono solo alcuni di questi. Tantissime sono le figure fondamentali ai fini della trama. Anche se molto spesso viene imputata ad Urasawa la tendenza alla somiglianza di molti dei suoi personaggi, penso che questo sia un vizio quasi completamente assente in Monster.
Ovviamente, come molti altri autori, anche il maestro ha uno stile particolarmente caratteristico, che non bisogna confondere con un'incapacità di caratterizzazione estetica dei personaggi. Possiamo vederla, se vogliamo, come un piccolo difetto dovuto all'estrema semplicità e pulizia del suo tratto. In conclusione, molti sono gli aspetti che fanno di Monster un'opera imperdibile. In questo sguardo ho cercato di citare i più importanti, senza inciampare in pesanti spoiler. Posso solo dire che molte altre sorprese si celano tra le pagine del manga. Dal passato di Johan e Anna, fino alle storie degli comprimari, che in un modo o nell'altro ci accompagneranno alla conclusione, Monster si compone di tanti piccoli tasselli, ognuno dei quali ha un preciso posto, in modo da formare un puzzle perfettamente organizzato dalla penna di Urasawa. Bene, il nostro viaggio nell'opera finisce qui. Se il video ti è piaciuto, come sempre ti invito a mettere mi piace, condividere, ma soprattutto iscriverti al canale e a seguire le pagine social che trovi in descrizione. Ci vediamo al prossimo video.